E ora da Pox Sport un aggiornamento su Dredson. Oggi il premio sterminatore del giorno va a Sclerosshock per la sua mossa letale Tomahawk 360 contro Plutonio Jones. Sì, una vera chicca, Dallas. Ed è anche il terzo sterminio della stagione per Sclerosshock. Direi il quarto, le gemelle Omega valevano il doppio. Hai ragione, ed è qui con noi Sclerosshock per un commento a caldo. Sclerosshock? Quei due Omega stesi a terra piagnucolavano come vere femminucce. Sì, sempre ironico, eh? Anche perché in effetti erano proprio due ragazzine. Già, ironico. Ehi, Gwenita, metti sempre la biancheria di Ace Harlight. E ora, una nuova commovente storia dal mondo dello spettacolo. Courtney Gears si è finalmente ripresa dalle conseguenze della terribile esperienza dell'anno scorso, quando era stata aggredita da due fan psicopatici. Oh, povera ragazza. È insopportabile dover assistere a questa violenza insensata. È spaventoso, Dallas. Mi piacerebbe prendere quei due vermi e strozzarli e vederli morire. Sono certo che piacerebbe a tutti, Juanita. E il tuo desiderio sarà presto esaudito, perché tra poco quegli infami dovranno combattere contro il grande Sclerosshock. Non perdetevi l'incontro in diretta a Dredson. Stasera siamo in diretta. La cattedrale è quasi completamente inaccessibile, ma ho trovato un punto debole. Nelle vicinanze ci sono due fari giganti. Se li accendi, i fasci di luce attiveranno un sensore solare sul tempio e sbloccheranno la porta. Secondo il mio navigatore, i fari sono in due diverse zone della città. Buona fortuna, Regent. Fosse una caramella, che tipo di caramella sarebbe? Io direi una super dura al tamarindo. Il team Darkstar è inarrestabile. Possono anche lanciare cavi da grid. No problem. Salta sulla rotaia da grid per attraversare. Signore e signori, un grande applauso per il solo, inimitabile Sclerosshock! Ah, fatti sotto! Avanti, palla di pelo! È arrivata la tua ora! Bersaglio acquisito! Eliminare senza alcuna precauzione!
lui! Variante alla classica rotaia da grip. Una volta iniziata questa folle corsa, Red sarà costretto a continuare fino a quando il percorso non sarà completamente ripulito dai nemici. La mia mappa mostra che questo punto è perfetto per utilizzare il lancia o lo scudo. Salta sulla rotaia da Grint per attraversare. Puoi cambiare rotaia saltando in direzione della rotaia su cui vuoi salire. Credo di averlo visto su i più dolorosi filmati amatoriali della galassia. Oh, mi piace quando sbagliano i salti e si massacrano sulle ringhiere. È così divertente! L'azione entra nel vivo mentre il team Darkstar cerca di accendere i fari che apriranno la cattedrale oscura di Kronos. Ma ad aspettare, troveranno i guerrieri più letali di Dredd. Kronos. Ah, questo è. Dredd, c'è un ascensore magnetico più avanti. Ti porterà alla strada che conduce al prossimo stadio. Ufficialmente impressionato!
Chia... Detto che entrare nella cattedrale sarebbe stato facile? Io? Beh, è stato prima, ora e ora. Il team Darkstar dovrà combattere in una serie di arene sempre più letali. Scoprite. Amici, è Sclerosoc! Sì, è tornato! Sapete cosa si dice di questi robot da guerra della serie Omega? Pronti a combattere! Pronti a uccidere! Wow, amico! Che déjà vu! Non le abbiamo già date a questo tizio! Come sapete, il cervello di Sclerosoc... Il team Darkstar è alla stretta finale. Questa strada conduce alle porte della cattedrale oscura di Kronos, mai piena di tutti quei pericoli e quei cattivoni che fanno piangere. Siamo di nuovo in corsa, amici! Ratchet, la strada per la cattedrale è bloccata. Suggerisco di usare una rotaia da grid per entrare. Non penso sia un buon momento per dire che soffro di vertigini. Dobbiamo arrivare dall'altra parte, signore. Posso lanciare una rotaia da grind? Questo ragazzo ci farà vendere molti spazi pubblicitari, Juanita. Speriamo solo di non avere più problemi al guardaroba. Team Darkstar è riuscito a entrare nella cattedrale oscura di Kronos. Fredda, malsana, ostile, proprio così. Date uno sguardo ai Darkstar, signori, perché Shell Shock li spalmerà presto sui muri della cattedrale. Bersaglio acquisito. Eliminare senza alcuna precauzione. Sapevi che Sclerosoc è stato di recente nominato da Fox Magazine il robot più sexy dell'universo? Disonorevole scalacca.
annientamento. Questa è definita la mia disonorevole scarica. Bersaglio acquisito. Eliminare sempre. È quasi finita, ragazzi. Lanciare il programma di annientamento. Questa è definita la mia disonorevole scarica. Bersaglio. Esultano quegli idioti! 6 milioni di volte che se ne stanno andando in fumo e quegli ingrati festeggiano come se si avessero vinto alla lotteria! Ah, chissà perché mi circondo sempre di imbecilli. Se no, chi guarderebbe Fox News? L'asteroide dei famosi? Oppure il club della decapitazione? Già, già. I 5 incredibili tirannoidi? Ho capito. Avevamo sottovalutato il nostro amico Lombax. Gli è andata bene. Sclero Shock era troppo lento e stupido per essere uno sterminatore. Avrebbe dovuto ritirarsi anni fa. Beh, si è ritirato adesso. Ratchet, in ogni caso... Aspetta, forse potrebbe esserci utile. È persino più popolare di quanto lo sia stato tu nella tua eroica gioventù. Sì, a pensarci bene mi ricorda proprio te. Ho detto che è stato fortunato. E la fortuna non dura in eterno. Ratchet, ora puoi competere nel torneo Battle Dome. È il momento di un po' di distruzione dal cielo con Ratchet impegnato sulla sua navicella. Il nostro concorrente ha a disposizione un tempo limite per distruggere tutti i nemici nella zona. Gli spettatori seduti nella tribuna faranno meglio a prestare particolare attenzione. Sicurezza, o i muri dell'arena ti crolleranno addosso. E guardati le spalle. Dredzon continuerà a lanciarti contro ondate di nemici. Delle scarpe e dei materiali per fare ginnastica e un barbecue.
sopravvissuto. Deve aver barato. Questa sfida nell'arena ci riporta ai tempi dei classici combattimenti. Un caro e vecchio deathmatch, proprio come quelli tanto cari alla mamma. Decisamente troppo pericolosa per essere lasciata libera. Deve essere distrutta. Corri, Ratchet, corri! Per favore!